Salve a tutti. Come avevo promesso alle colleghe, mi accingo a fare il tutorial dell'angelo che ho realizzato a Natale con i miei bambini. Premetto una cosa, che il materiale non è uguale, anche perché quello che avevo trovato a dicembre non sono più riuscita a reperirlo dove mi ero servita. Comunque, ugualmente, noi realizzeremo il nostro angelo. Non vi faccio vedere solamente prima perché non è pronto, lo farò insieme a voi adesso. Però ho già messo sul mio sito delle foto dei lavoretti che avevo fatto a Natale con i bambini. Quindi, che cosa ci occorre? Prima di tutto, del cartoncino Bristol bianco. Io ho già sagomato la forma dell'angelo che ci serve. Questa sagoma la troverete e potrete scaricarla sul mio sito. Devo essere onesta, questa sagoma non l'ho inventata io, l'ho trovata sul web, c'era un angelo che praticamente era già stato realizzato, solo che io l'ho modificato secondo il mio gusto, che non mi piaceva granché come risultato finale, e quindi l'ho modificato, però ho conservato la sagoma perché è questa che è alla base di tutto il nostro lavoro. Allora, foglio cartoncino Bristol, poi glitter dorato. Io con i bambini ho usato questo qui dorato, però potete, se volete, anche usare quello argentato. Del nastro da confezione bianco, del nastrino da confezione bianco, non ne occorre molto. Purtroppo io, quando ho chiesto a mio marito se me lo poteva procurare, lui si è presentato con questo gran rotolone, ma se avesse un negozio di bomboniere, comunque sarà sempre utile, torna sempre utile. Poi ci occorre un centrino per torta. Questo è diverso da quello che ho usato io per fare l'angioletto al Natale, che era più bianco, il bordo era meno traforato, però purtroppo non sono riuscita più a trovarlo uguale e mi sono dovuta accontentare di questo. Siccome è un tutorial che devo fare, ci accontentiamo. Poi ci serve una pallina di cartapesta bianca, piccolina. Io questa l'ho presa in un negozio che vende tutta roba per la scuola, materiale didattico e via discorrendo. Poi, che altro ci serve? Le immancabili forbici, la colla, anche la colla a caldo, perché ci servirà poi per attaccare i capelli dell'angelo e la testina al corpo, la pinzatrice, cioè in fondo comunque è tutto materiale che noi ci ritroviamo in casa, soprattutto noi insegnanti. Allora, e i leali che io ho già ritagliato, e la sagoma la troverete sempre sul mio sito, nella pagina dove c'è il tutorial con tutte le foto, e ho allegato sia il PDF per le ali che il PDF per la sagoma del corpo. E allora, procediamo. Una volta che abbiamo noi tracciato la sagoma del corpo, la ritagliamo e dopodiché la andiamo a fermare dietro leggermente, vedete, non molto, giusto così. La fermiamo con i due puntini, con la spillatrice. Cerchiamo di metterla dritta perché comunque poi deve stare. Ok, abbiamo realizzato la sagoma, la metto qui,
magari intanto che lavoro mi farà compagnia questo sagoma, che non cade, ci sta, vediamo. Ok, allora, realizzata questa sagoma, dobbiamo andare a fare il vestitino per l'angelo. Prendiamo il centrino, lo pieghiamo a metà, poi ancora a metà, ancora. E ancora. Quindi in tutto io questo l'ho piegato. Allora contiamo. Una, due, tre, quattro volte. Arrivato a questo punto, il plissettato poi sarebbe veramente un poco più complicato. Noi dovremmo un poco misurare la lunghezza del nostro angelo e tagliare giusto una punta, non più di un centimetro. Ok, tagliata questa punta, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rifare la piegatura del vestito, perché se voi vedete praticamente, vediamo un attimo, ecco, ci sono linee che vanno dentro, linee che vanno fuori. Noi li dobbiamo portare tutti quanti dentro proprio per dare la plissettatura del vestito. Dobbiamo fare un pochettino al contrario. Quindi una sì, una dentro, una fuori, una dentro e una fuori, dentro e fuori. Ok, ci siamo. È un pochettino come se dovessimo fare un ombrello. Avete presente l'ombrello, no? Ok, abbiamo ottenuto la plissettatura. Quindi andiamo a vestire lentamente, evitando, cercando di non strapparlo, comunque il nostro angelo, e gli mettiamo il suo bel vestitino. Molto piano, perché comunque è carta ed è molto delicata. Caduto. Vorrei un poco farvelo vedere meglio. Ecco qua. Il nostro angelo con il suo bel vestito plissettato. Portiamo un po' con le mani in avanti, quello che era il foglio che era un poco rotondo. Ok, e siamo alla prima parte. Una volta che abbiamo messo il vestitino all'angelo, procediamo. Con che cosa? Prendiamo le ali e dobbiamo glitterarli. Per glitterare le ali noi ci serviremo della colla vinilica che io ho messo in un piattino. Non so se ne scende. Ok. Ne basta giusto poca perché comunque via, vedete? Ho messo la colla in un piattino e vado a stenderla sulle ali del nostro angelo. Fare un pochettino, molta attenzione, comunque sia.
Non mi pasticcio le mani, io non sono contenta, mi sembra di non lavorare se non ho le mani sporche. Ok, l'ho messa sul lato e adesso, come non lo farò, ho detto come quello che ho fatto a Natale, lo farò differente. A Natale, quello dei bambini, ho messo il dorato, io adesso però avevo usato un cartoncino Bristol giallo scuro, molto scuro. E quindi il dorato sul giallo scuro andava meglio. Siccome invece adesso io ho del Bristol bianco, preferisco rivestirlo con il glitter argentato. Scusate perché. Verso il glitter sulle ali da un lato. Anche se i tempi adesso della registrazione non consentiranno una rapida sciocatura del glitter sulle ali, spero soltanto che magari il caldo mi sia favorevole, perché ancora non c'è tutto questo caldo, eventualmente. Lo rifinirò poi con calma, è giusto per farvi vedere a voi. Quindi ho glitterato un lato delle ali e li metto un poco ad asciugare. È chiaro che se voi ne fate diversi, vi conviene procedere con una cosa alla volta. Magari prima di fare il corpo e l'angelo, vi preparate già le ali in modo che li mettete a riposare ad asciugare. Adesso devo attaccare invece la colla a caldo perché mi serve per incollare la testina. Quindi prendo la pistola a caldo e intanto cosa faccio? Devo pensarci prima. Vabbè, niente. Vabbè, vi inganno il tempo dicendo io alla fine del lavoro in quello che ho fatto ai bambini, qui avevo messo un cuoricino di raso rosso che avevo preso dai cinesi, costavano poco, comunque via, nel reparto delle gommiere e cose, ho trovato questi cuoricini rossi, li ho trovati molto carini, mi sono piaciuti. E li ho utilizzati attaccando uno proprio al centro del corpo dell'angelo. E il risultato realmente è stato molto carino. Comunque, intanto che si riscaldi la colla, noi possiamo anche prepararci i capelli dell'angelo. Come li prepariamo i capelli? Li prepariamo mi serve il prendendo il nostro filo. Ne togliamo circa 20 centimetri. Vabbè, facciamo 20 centimetri. Ah, è caduto l'angolo. Allora, 20 centimetri, facciamo 5 fili. Certo, più ne mettiamo, più la capigliatura sarà bella fluente dell'angolo. Però io penso che i 5 sia il numero più adatto, cioè non deve essere una cosa molto invadente, piuttosto soft. Quindi 2, 3. Grazie.
25. Li pieghiamo giusto a metà, così, in modo che lo, ok? Così, e li chiudiamo con un semplice nodo, non molto stretto, lo lasciamo, teniamo un poco lento. Un attimo perché insomma, non mi piace. Allora, ok, lasciamolo un poco lento, giusto per simulare un po' di capigliatura sulla testa. E arricciamo le punte, soltanto le punte però, Uno. Ok. Fatto. Abbiamo ottenuto questo risultato. Chiedo scusa se viene un po' mossa, però purtroppo io con la telecamera del PC oltretutto non è che sia molto brava a fare movimenti lenti, sono piuttosto precipitosa nelle mie cose e quindi ci sarà magari un po' di movimento, un po' di tremolio, difetterà la messa a fuoco, ma spero che me lo perdonerete, perché comunque quello che conta alla fine è riuscire a capire come si esegue il lavoro. Allora, adesso che la coda è pronta, io la vado a mettere un pochettino sulla pallina di carta pesta e la incollo su questo trapezio praticamente che c'è qui, così, piegando il trapezio, vedete? Ok, esce un po' fuori, possiamo anche tagliarla se non vuole, oppure incollarla, però io preferisco tagliarla. Ok, adesso che abbiamo la nostra testina pronta, andiamo e attacchiamo anche i capelli, così, sempre con la colla a caldo. Io li metto qui. Ecco fatto, abbiamo attaccato i capelli del nostro angelo. È chiaro che poi voi un po' con le mani gli date un po' la forma migliore, vedete? Abbiamo quasi finito, mancano soltanto le ali. Per mettere le ali dobbiamo prima, purtroppo cade il coso perché non si è ancora sciolto, mettere il glitter anche sull'altro lato. Non ho preparato niente prima proprio perché volevo farvelo vedere passo passo il lavoro. Non ho riflettuto sul fatto che ci voleva il tempo di asciugatura della colla delle ali, pazienza.
Allora. Adoro i glitter. L'estate un poco meno, perché non creano tanta atmosfera i glitter d'estate, ma d'inverno a Natale decisamente fanno molto molto natalizio le luci dei glitter. Abbondate più che potete, anche perché magari non tutte aderiranno per bene, poi ne cadrà un poco. Ok. Comunque, adesso non reggeranno nemmeno perché sono mollicce. Si dovranno attaccare dietro, puntare dietro. Quindi, questo è l'angelo finito. Non so se riuscite a vederlo perché. Aspettate un attimo, non posso prenderlo. Ecco. Questo è il nostro. Angelo finito. Ma è bello anche per in argento, è molto più fine forse che con il dorato. E con il cuoricino rosso davanti, che mi dispiace tantissimo, non sono riuscita a trovare, è veramente, veramente uno spettacolo. Comunque, vi rimando alla pagina del mio sito per vedere il lavoro fatto per bene, ben rifinito. Con le ali attaccate, asciugate. Adesso io non posso nemmeno attaccarli dietro sul vestito, comunque qui con una spilletta, voi con giusto un puntino con la spillatrice li fermate, ok? E le ali vi assicuro che rimarranno dritti. Mi dispiace tantissimo, chiedo scusa, però purtroppo non riesco a farvelo vedere per bene. Questo è l'angelo. Nell'anteprima su YouTube vedrò di mettervi la foto di quello che ho fatto a Natale. È facilissimo da realizzare, ci vuole il tempo pochissimo. Giusto il tempo più che altro per tagliare le ali che devono avere dritta da tutte e due le parti. Poi per il resto realmente è una fesseria, ma voi potete abbellirlo come volete, potete anche aggiungere del glitter lungo tutta la bordatura se vi piace, verrà magari un lavoro molto più interessante. Certo, non riempitela tutta perché altrimenti poi si appesantisce, però un po' di glitter qui e lì lungo tutto il traforo può essere anche interessante da vedere. Spero di essere stata chiara, che questo video sia ben visibile, che non ci siano problemi. E di aver accontentato le colleghe. Arrivederci e alla prossima.